Direi che è un inizio di campionato scoppiettante e credo che la parola equilibrio possa essere quella perfetta per descrivere lo stato attuale della Serie A. Si è appena concluso Napoli-Fiorentina, anzi Fiorentina-Napoli, dato che si giocava a Firenze. Faremo due parole sulla partita e faremo alcune considerazioni generali su quello che è stato l'ultimo turno di Serie A, sulla classifica finale e sulle partite più importanti che si sono giocate, anzi, sulla classifica attuale, quella finale magari, saperla già in questo momento mi risparmierei tanto sangue amaro. Prima di tutto, però, ragazzi, vi ricordo di scaricare l'applicazione di Numero 10, applicazione con la quale sto collaborando da qualche mese a questa parte. Il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, fatelo assolutamente. Perché? Perché già dalla prossima partita, quindi Juventus Spezia, non ci sarà il post partita sul mio canale, qua sul mio canale uscirà un altro contenuto. E invece il post partita classico sarà sull'applicazione di Numero 10. Ci saranno anche altri articoli che sto scrivendo per completare un percorso che mi porterà a guadagnare il titolo di giornalista pubblicista e il patentino adeguato. E ovviamente potrete anche vincere qualche maglia della vostra squadra preferita all'interno dei contest che vengono utilizzati sull'applicazione. Quindi scaricate immediatamente Numero 10, link in descrizione. Invece bisogna parlare anche delle partite. Allora, che partite ho visto in questo weekend? Tante. Ho fatto un'indigestione di calcio. Ho visto il Manchester United vincere per un gol a zero con gol di Bruno Fernandes, con Cristiano Ronaldo che, devo dire la verità, mi ha fatto pena, è un termine troppo forte, mi è dispiaciuto tanto per quello che è Cristiano Ronaldo, che è stato Cristiano Ronaldo, per quello che è stato per me Cristiano Ronaldo, e vederlo in questo momento mi fa male al cuore. Mi dispiace tanto, so che se n'era parlato anche Chiave Napoli e quindi si attaccherà a questo discorso, ma ragazzi, sono le 22:43 del 28 agosto 2022 e quindi non credo che il Napoli potrà riuscire a concludere questa trattativa che sarebbe immensa con Ronaldo a Napoli, Osimhen a Manchester, poi il Manchester ha appena speso un centinaio di milioni a quanto pare per Anthony dell'Ajax, quindi non credo che andrà a tirar fuori altri soldi per Osimhen, ma vediamo che cosa succede. Sicuramente di un centravanti avrebbero bisogno, perché anche l'altro giorno ha giocato Rashford come prima punta, insomma, non mi pare proprio il giocatore ideale da giocare in quella posizione, così come non mi pare Eriksen il giocatore per giocare davanti alla difesa. Infatti probabilmente quel ruolo verrà ricoperto da Casemiro quando entrerà nelle rotazioni della squadra. Poi che cosa ho visto? Oggi ho visto il Tottenham per concludere la Premier League. Ho visto, penso, solamente queste due partite, le Premier direi di sì, con il Tottenham di Conte che vince 2-0, un assist di Richarlison, di Trivella, che è stato incredibile. Io, ragazzi, ho la facoltà di emozionarmi sia davanti ai gesti tecnici delle squadre, dei giocatori all'interno della squadra, sia delle squadre che giocano un calcio propositivo di spinta bello da vedere. Riesco a emozionarmi di fronte a tutte e due le cose e quindi ho una grande fortuna e forse anche per questo che amo il calcio in questo modo, ma la trivela di Richarlison è stata stupenda e il colpo di testa di Harry Kane altrettanto bello. Il Tottenham di Conte vince 2-0 contro una squadra che ha appena tesserato Renan Lodi, terzino sinistro che poteva interessare anche alla Juventus, stiamo parlando del Nottingham Forest, e quindi la Juventus dovrà andare da altre parti a cercare eventualmente un terzino in quest'ultima ora di mercato. Infatti Renan Lodi era presente allo stadio a vedere la sua nuova squadra. E poi la Serie A. La Serie A, perché in Serie A, ragazzi, mi sono visto il primo tempo di Lazio-Inter ed è stato molto bello. Poi ovviamente mi sono recuperato gli highlights con i gol. A proposito di gesti tecnici, ma l'avevamo già detto, il gol di Luis Alberto, che è stato qualcosa di incredibile. Un Inter che attacca forte nei primissimi minuti del primo tempo, poi un Lazio che viene fuori. Aveva vantaggio con Felipe Anderson, un colpo di testa dove la difesa dell'Inter un pochino dorme, poi il secondo tempo purtroppo non ho avuto modo di recuperarlo perché già l'ho vista in differita la partita e il secondo tempo non ho avuto tempo perché poi iniziavano tutte le altre partite. Juventus-Roma, ne abbiamo già parlato nel dettaglio, trovate tutti i video qui sul canale. Perché cos'altro ho visto? Mi sono visto Milan-Bologna ieri sera. Allora, su Milan-Bologna purtroppo c'è da dire che non sono stato attento, devo essere sincero e onesto con voi, perché nel mentre che guardavo Milan-Bologna con un occhio, con l'altro editavo il video della reaction di Juventus-Roma che si era appena disputata. E tra l'altro ho acceso tardi, ho visto gli ultimi 30-35 minuti di Milan-Bologna e ho visto il bellissimo gol di Giroud. Anche qua, ragazzi, torniamo al discorso del gesto tecnico del singolo giocatore all'interno della prestazione di squadra, all'interno di schemi, all'interno dell'identità di gioco delle squadre. Ma
il gol di Giroud mi ha emozionato tantissimo. E poi mi sono riguardato dopo i primi minuti invece della partita, perché il Milan, come ben sapete, nella mia testa è la favorita per questo campionato e voglio veramente gustarmi le partite del Milan. Anche l'anno scorso ho visto tantissime partite del Milan. Chi ha seguito il secondo canale lo scorso anno lo saprà bene, il Milan è stata la squadra che più mi ha convinto, perché era quella che sulla carta non aveva la rosa migliore, eppure è riuscita a vincere proprio grazie ai meriti di squadra, meriti dell'allenatore, che è riuscito a creare un gruppo veramente vincente e a mettere in campo qualcosa in più degli avversari. E quindi ci tengo a guardare il Milan, perché secondo me chi vince il campionato è sempre la favorita anche nel campionato successivo, e quest'anno il Milan ha messo dentro all'organico un giocatore in più come De Ketelaere, che mi ha veramente fatto una buona impressione, una trivela fantastica di sinistro, una buona apertura di destro per il gol di Leao, e tra l'altro il gol di Leao mi è piaciuto tanto perché Leao ha spiazzato Skrupski che per un pelo non ci arrivava. Tra l'altro in telecronaca ad Azzone dicevano che l'anno scorso, sempre a Bologna, Skrupski su quella stessa palla di Leao c'era arrivato col piede. Io purtroppo non me la ricordo questa cosa, però fa ancora più ridere perché Skrupski per un pelo non va a prendere il pelo, ma Leao è stato bravo a spiazzare. Poi Leao dà pure la palla a Giroud per il 2-0. Milan che chiude con un clean sheet finalmente, dato che c'erano state un po' di indecisioni lato difensivo nel Milan, e quindi Pioli sicuramente sarà contento di questa cosa. Verona-Atalanta, anche qui non l'ho vista al 100% perché me la sono guardata soltanto nel secondo tempo mentre passeggiavo oggi. Sono andato a fare una passeggiata perché domani semplicemente inizio la preparazione, volevo muovere un po' i muscoli senza fare troppa fatica, ma a riattivare un attimo i muscoli dopo un'estate nemmeno di ostio, non è vero, perché ho lavorato abbastanza quest'estate, però nelle ultime settimane invece ho fatto la bella vita, sono stato un po' in giro, non ho fatto le ferie, quindi mi sono preso una pausa da dieta a palestra, ma queste sono cose che a voi non interessano. Quindi mi sono guardato il secondo tempo mentre passeggiavo, e anche qua torna fuori ancora il colpo del singolo, perché Kop Meiners ha fatto un gol bellissimo con il portiere dell'Elas Verona che si lamenta anche un po' perché il pallone non l'ha visto partire, anzi più che non l'ha visto partire sono stati un po' pigri i suoi compagni di squadra a uscire, quindi lasciargli libero, e quindi l'Atalanta vince per un gol a zero. Atalanta che fino a questo momento non mi sta convincendo, però poi parleremo della classifica. Quindi io, come sapete, sono molto pragmatico nell'analizzare il calcio. Un conto è quello che si vede. Anche ieri sera vi dicevo, la Juve ha fatto la partita, la Roma sicuramente no, eppure la Roma forse è stata anche la squadra che è andata più vicina a vincerla, perché Milik deve togliere dalla linea quel colpo, quel tiro dell'attaccante della Roma, e se non è per Milik probabilmente andiamo addirittura sotto e forse quella partita la perdiamo pure. E alla fine il risultato finale dice che a Juve e Roma hanno buttato la palla dentro una volta a testa. Il campo dice quello. Come ben sapete, il giudizio del campo per me è sacro, non c'è niente, non c'è opinione che tenga. Il giudizio del campo è la cosa più meritevole, più oggettiva che c'è in generale, nonostante magari la partita dica tanto altro o i dati dicano tanto altro, il campo parla, il campo ha ragione, il campo detta legge. E quindi Verona-Atalanta finisce con 0-1, Verona che poi difficoltà è come squadra, e Atalanta che invece vince la partita. Non ho visto Salernitana-Sampdoria, però 4-0, e mi fa dannare ancora di più perché l'altra sera non siamo stati in grado di segnare nemmeno un gol alla Sampdoria, e la Salernitana ne fa 4. Poi certo, in casa, con una curva che l'anno scorso ha trascinato la squadra alla salvezza, probabilmente ho anche valutato male la Salernitana in questa prima parte di campionato. Questo è il giudizio che do, perché prima all'inizio della Serie A avevo detto che secondo me la Salernitana sarebbe retrocessa, poi il campionato è ancora ben lungo indubbiamente, però la Salernitana si sta ben comportando in queste prime giornate. E stasera mi sono guardato Fiorentina-Napoli, che è stata una partita veramente molto molto bella, intensa per tantissimi minuti. A me piace tantissimo la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano credo che sia l'allenatore, il singolare emergente italiano più giovane, italiano lasciatemi gioco di parole, ma in Italia credo che sia l'allenatore più giovane, emergente, migliore che sta girando, perché veramente sta continuando ad aggiungere caselline nella sua crescita. Al primo anno una salvezza con uno Spezia, che sarà il prossimo avversario della Juventus tra l'altro, che sembrava anche abbastanza complicata da raggiungere. L'anno scorso con la Fiorentina ha raggiunto addirittura l'Europa Conference League, e adesso vediamo dove arriva. Ma anche stasera la Fiorentina ha fatto una bella partita, ci sono state delle azioni da una parte e dall'altra, tipo mi viene in mente il tiro di Barak che esce di millimetro, forse con un passettino oltre, poi
sarebbe intervenuto il VAR come in occasione del gol annullato ad Osimhen nel primo tempo. Mi viene in mente Raspadori che tira verso la fine della partita nell'angolo, il portiere ci arriva e mette in calcio d'angolo. Mi viene in mente Lozano che cicca una palla clamorosa di testa che non ho idea di come abbia fatto a buttare a tutt'altra parte. Quindi una gara che purtroppo finisce 0-0 e come ben sapete io quando guardo le altre partite gradirei una goleada, gradirei vedere dei 5-5. Invece quando guardo la Juve meno gol si prendono meglio, però è stata una bella partita. Lo stesso per intensità, non occasioni clamorose se non queste qua, magari un altro paio che in questo momento non mi vengono in mente, però la giornata di Serie A si conclude con una certezza, e cioè che nessuna squadra fino adesso in tre giornate è riuscita ad arrivare a punteggio pieno alla fine della terza giornata. Quindi abbiamo il Napoli, il Milan, la Lazio, l'Atalanta, il Torino e la Roma tutte a 7 punti, quindi sono le prime classificate in questo momento. Poi abbiamo l'Inter con 6 punti, al secondo posto virtuale se vogliamo, ma al settimo effettivo. Juventus e Fiorentina che tra l'altro si affronteranno a brevissimo, perché si affronteranno il 3 di settembre, la Juventus che poi adesso la Juventus avrà lo Spezia mercoledì, avrà la Fiorentina sabato e poi andiamo a Parigi a giocarci la prima giornata di Champions contro il PSG. Quindi ragazzi sarà una settimanina, 10 giorni veramente molto 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 intensa, molto molto intensa, che ci dirà chi siamo e chi non siamo, oltre al fatto che comunque il mercato sta giungendo al termine e che a quanto pare, metto sempre il condizionale perché non ci sono conferme definitive, ma a quanto pare domani Leandro Paredes dovrebbe essere a Torino per le visite mediche. Tra l'altro stasera Paredes giocava col PSG, ho visto prima che è finita 1-1 tra l'altro, Neymar ha fatto gol nel PSG, Paredes era in panchina, non so se è entrato, vediamo, no, non è entrato Paredes, me lo aspettavo perché ovviamente si cerca di tutelare il ragazzo e di ridurre al minimo la possibilità che possa farsi male, dato che a quanto pare domani o dopodomani, se davvero verrà concluso il trasferimento alla Juve, dovrà venire a Torino. E attenzione che verso l'uscita il solito Rovella, prestito al Monza, si parla di questa possibilità, e anche Arthur che è stato cercato da più squadre nelle ultime ore, vedremo se si riuscirà ad incastrare qualcosa. Anche l'Olympique Marsiglia mi pare abbia cercato Arthur e buoni rapporti con Mili, chissà che non possano portare alla conclusione di questo affare per un giocatore che è palesemente fuori rosa. E poi a seguire Salernitana, Udinese, Sassuolo, Spezia, Empoli, Lecce, Bologna, Verona, Sampdoria, Cremonese, Monza. Mi dispiace tantissimo aver lasciato 2 punti a Genova, e la Sampdoria è l'unico punto che ha fatto fino a questo momento, l'unico punto in classifica che l'ha fatto con la Juve, perché 2 punti in più ti portano nel groppone, nel gruppone delle prime classificate. È ovvio che la vetta della classifica è ancora lì, è soltanto a 2 punti, però i prossimi 2 di campionato, la prossima non puoi sbagliare, anche ieri sera Allegri te l'ha detto, è una partita da vincere. Quella dopo è delicata, perché è una partita intensa, una partita complicata, appunto contro un allenatore che secondo me ha tantissime cose che può dire all'interno di questa stagione, all'interno di una squadra come la Fiorentina, che anche stasera non ha assolutamente mostrato il fianco al Napoli, anzi. Se vogliamo concludere poi il discorso legato a questo filo che ha unito Napoli e Firenze, beh, oltre all'esordio di Raspadori, che però non c'entra niente con Firenze, pensare che a Firenze contro la Fiorentina Simeone possa esordire con la maglia del Napoli dopo che quella famosa tripletta aveva tolto proprio al Napoli la possibilità di sognare lo scudetto, sono quelle cose strane che soltanto il calcio può garantirti. Tra l'altro Simeone che ha ritrovato Barak, suo ex compagno all'Hellas Verona, e forse anche per questo motivo, cioè Barak, Caprari, Simeone, giocatori così importanti per l'Hellas, oltre allo stesso Tudor, un allenatore che ha fatto molto bene l'anno scorso, sono partiti. E fino adesso abbiamo parlato di gesti singoli dei calciatori, di giocate individuali, nonostante ci siano anche sistemi di gioco consolidati, e forse questa è una chiave di lettura che mette in seria difficoltà l'Hellas Verona. Vedremo che cosa succederà poi nelle prossime gare. Sono sicuro che la Juventus riuscirà a far apparire l'Hellas Verona una squadra temibile, dato che siamo riusciti a far sembrare una Sampdoria una squadra alla quale non è possibile fare gol, ma ovviamente non ci abbiamo nemmeno provato. Credo che sia necessario seguire la linea guida che ci ha dato Juventus-Roma e cercare di migliorare, perché si può sempre e solo migliorare.
Forza Juventus, campionato equilibrato, siamo a meno 2 dal primo posto e le prossime due partite sono delicate.